Nei pressi del tenente colonnello William Rankin si sentono solo due suoni. Quello attorno a lui, del vento che viene sparato a più di 1000 km all'ora contro il suo caccia militare, che fino a poco fa era in ascesa, quasi a piena potenza. E l'angosciante cicalino dell'allarme che segnala fuoco a bordo, da quando con un cupo rimbombo il motore si è spento d'improvviso. Rankin è un militare di lungo corso e non si fa prendere dal panico. Protocollo. Quello va eseguito. Esiste per momenti come questo. Raggiunge quindi la leva del generatore ausiliario, ma quando la tira, questa gli rimane letteralmente in mano. Di nuovo in testa tutte le opzioni imparate a memoria, ma ben presto si accorge che l'unica cosa rimasta da fare è gettarsi nel vuoto. Da più di 14.000 metri e senza la tuta pressurizzata. Ma non c'è altra opzione. William Rankin afferra la maniglia dell'iniezione d'emergenza e quando la tira non può minimamente immaginare che quello che succederà nei successivi 40 minuti gli cambierà completamente la vita. Sono Giulio Maria Garbellotto e questo è il nuovo episodio di Ultimi Attimi, il podcast nel quale parlo degli incidenti e disastri aerei più importanti della storia dell'aviazione. Puoi supportare questo progetto condividendolo, commentando le puntate e anche acquistando i libri omonimi, disponibili in esclusiva su Amazon.it. Quando al giorno d'oggi pensiamo agli aerei militari, probabilmente ci vengono in mente due o tre macro categorie. Per esempio i primissimi esperimenti bellici con i multiala, resi famosi dalle gesta di piloti come Manfred von Richthofen, il famoso barone rosso, e dell'asso italiano Francesco Baracca. Passano poi pochi anni e le macchine volanti diventano potenti, veloci e soprattutto imprescindibili in guerra. È l'epoca dei duelli, quasi da tenzone cavalleresca in alcuni casi, tra Spitfire e Messerschmitt, tra Focke-Wulf e Mustang, ma anche i primi aerei a reazione come il tedesco 2S2, sempre della Messerschmitt, e i bombardieri a lunga gittata, che misero fine alle ostilità portando inimmaginabili distruzioni attraversando oceani. Poi forse probabilmente nel nostro immaginario ci sarebbe un buco colmato da qualche immagine di F-4 Phantom in Vietnam, prima di avere ben in mente le gesta dei jet più moderni e sicuramente accattivanti, dal Tomcat, reso famoso nei film, ai cattivi MiG e ai bombardieri, invisibili ai radar. Ma alla fine della Seconda Guerra Mondiale, in un contesto di corsa alle nuove tecnologie che si erano sviluppate durante il periodo bellico, erano tante le aziende che ricevettero commissioni per sperimentare, innovare, produrre. Tra queste sicuramente la Vought, una visionaria compagnia creata nel 1917 da due ingegneri nei dintorni di New York. Dai loro disegni nacque il primo aeroplano che decollò da una portaerei, il VE-7. E sempre loro fu l'idea di attaccare un velivolo sotto ad un dirigibile, con il modello UO-1. Fino alla creazione di quello che è sicuramente uno degli aeroplani più particolari del secondo conflitto bellico, l'F-4U Corsair, con le sue inconfondibili appendici ad ali di gabbiano invertite, e che fu in assoluto il più efficace aereo imbarcato di quel periodo. Forti di questi successi, nel 1953 la Vought ricevette l'ordine per 3 prototipi di quello che diventò infine il caccia di superiorità aerea F-8. Progettato anch'esso per essere operato principalmente dalle portaerei, questo strano apparecchio lungo 17 metri aveva delle innovative ali a incidenza variabile, ossia che si potevano muovere per variare l'angolo di attacco e di conseguenza la resistenza e la portanza nelle varie fasi di volo. Grazie a questa caratteristica e al potente motore Pratt & Whitney, questo velivolo, che fece il volo di collaudo nel 1955, poteva raggiungere e superare la velocità del suono, quasi doppiandola a 1960 km/h. Unendo questi incredibili dati ai potenti cannoni da 20 mm e ai nuovi missili prodotti dalla Marina, l'F-8 divenne, assieme al Phantom, l'aereo più utilizzato dopo la guerra di Corea, terminata proprio nel 1953. Tra i piloti impegnati in questi contesti, ed in particolare nella Seconda Guerra Mondiale ed in Corea, c'era un certo William Henry Rankin, classe 1920 ed originario di Pittsburgh, in Pennsylvania. Rankin
Entrato nel corpo dei marini in un uggioso pomeriggio di aprile del 1940, meno di un anno dopo essersi diplomato, ricevette il duro addestramento di Parris Island, quel boot camp reso famoso da tutti i film di Hollywood che descrivono la ferocia e l'intensità di quel programma. Ma la giovane promessa del football, così era descritto da molti scout dell'epoca, voleva vedere la vita oltre Pittsburgh, e quello era il suo biglietto per un mondo di avventure. Quello che non poteva sapere era quanto sarebbero state incredibili quelle avventure. Prima, la difesa dell'atollo di Funafuti dai costanti attacchi del nemico giapponese, e poi le Hawaii, dove da volontario si iscrisse al corso per le tattiche di fuoco rapido, di cui divenne istruttore addirittura in pochi mesi. E poi una chiamata ormai in attesa, figlia di una sua richiesta fatta mesi e mesi prima per un corso di volo. Quest'ultimo portò Rankin a tornare sul suolo americano, a Dallas. Ma era ormai l'estate del 1945 e il 6 agosto di quell'anno la devastante bomba sganciata su Hiroshima, seguita tre giorni dopo da quella su Nagasaki, posero fine alla guerra anche nel Pacifico. Il giovane però decise di terminare il corso e prendere le sue ali, come si dice in gergo, e nel settembre del 1946 il suo desiderio si concretizzò formalmente. Era un pilota della Marina degli Stati Uniti. In senso stretto, Rankin divenne un ufficiale dei Marine e aviatore della Marina Militare, la cosiddetta Navy. Nel 1949 aveva già ottenuto il grado di maggiore, facendo training avanzato sugli F-4U Corsair. Poi di nuovo in guerra, questa volta combattuta nei cieli in Corea, per dare supporto alle truppe di terra della prima divisione dei Marine. Le prime 50 missioni lo videro ritornare senza un graffio. La stessa cosa non si poteva dire del suo Corsair, che una volta atterrò con ben 132 fori causati da varie armi contraeree. Ma questa striscia positiva si fermò il 5 settembre 1951. Impegnato in una missione di bombardamento con i celebri ordigni incendiari a napalm, venne colpito da un calibro 50 della contraerea nordcoreana e il suo motore iniziò a fumare copiosamente. Dopo il fumo vennero le fiamme e, avvertito il gregario, col sign Devilcat 2, Rankin si lanciò nel vuoto, sganciando le cinture e arrampicandosi goffamente sul lato del velivolo per poi buttarsi a tentoni e pericolosamente nel vuoto. L'apertura del paracadute lo riempì di gioia ma anche di dolori, a causa della violenza dello strappo che il pilota successivamente paragonò a farsi prendere a martellate sui denti. La discesa fu calma e placida, quasi in giustapposizione con la frenesia della guerra che continuava a combattersi laggiù. L'oscillazione data dal paracadute sembrava a Rankin paragonabile a una comoda sedia a dondolo, mentre osservava placido la natura sottostante. Una volta atterrato, a parte il timore di essere catturato, ritornò senza grossi problemi in zona sicura. Un'esperienza, in fin dei conti, nemmeno troppo traumatica. Decisamente diversa, però, da ciò che accadde solo qualche anno dopo. Domenica, 26 luglio 1959. Aeroporto militare di South Weymouth, ore 15:30. William Rankin si sta vestendo nel compound, con la sua tuta estiva di un azzurro slavato. Di solito per i voli militari si sceglie una tuta arancione acceso, per aiutare eventuali soccorsi in caso di incidente, ma in questo volo di poco più di un'ora su suolo amico, cosa mai potrebbe succedere? E allora ha meglio la comodità di qualcosa di più leggero e confortevole per il breve viaggio. Al contrario di quanto qualcuno si può immaginare, quella di certo non è una tuta pressurizzata. Studiate ed entrate in uso negli ultimi 2 o 3 anni, Rankin, nonostante il nuovo rango di tenente colonnello, ad oggi ancora non ne possiede una di quelle. Prima o poi, quando ce ne saranno per tutti, arriverà anche per lui. Del resto sono elementi costosi e fatti su misura, eppure parecchio difficili e scomodi da usare. Prima di salire sul suo Vought F-8U Crusader, velivolo che pilota ormai da almeno 3 anni, come sempre Rankin si reca in un piccolo ufficetto, mentre il suo gregario, il tenente Herbert Nolan, si occupa dei piani di volo. Entrato nell'angusto locale pieno di fumo di sigaretta, William si confronta con l'addetto al meteo. «Il tempo è buono a Boston e anche sulla vostra destinazione, Beaufort.
E da quanto riportano è se vi è far fino alla fine, dice l'addetto, riferendosi alle regole di volo a vista, il Visual Flight Rules. Insomma, bel tempo. Attenti solo, aggiunge guardando le carte, nei pressi di Norfolk. Potrebbero esserci temporali, danno la cima delle nuvole attorno ai 30-40.000 piedi. Vorrà dire che se le incontriamo voleremo a 50, risponde laconico Rankin, cosciente delle incredibili capacità del suo velivolo. Ed ecco il piano di volo. Diretti via Boston verso Beaufort, rotta con altezza sopra i 40.000 piedi e velocità a 540 miglia orarie, ossia circa 870 km all'ora. 75 minuti di volo placido e tranquillo per questa che è una missione di semplice ricollocamento e test strumentale di routine. Le pratiche di controllo dei velivoli sono lunghe e tediose, ma la meticolosità di Rankin è dovuta alla sua esperienza. Troppe volte si è accorto di piccoli difetti, di procedure non portate a termine correttamente dal personale di terra e simili accidenti che possono trasformare una distrazione in una tragedia. Ma dopo 20 minuti di accurate ispezioni, soddisfatti, i due piloti si calano macchinosamente negli angusti abitacoli. Poco dopo, i due jet militari ottengono dalla torre il permesso di decollare utilizzando il post bruciatore, l'impianto utilizzato sui motori jet che permette di incrementare temporaneamente la spinta disponibile. Ancora qualche minuto e i due aerei sono in formazione all'altezza prestabilita. Il cockpit dell'F-8U è ricolmo di strumentazione vitale. Qualsiasi pilota non propriamente addestrato si perderebbe tra i manettini, le leve, le maniglie, le luci, gli interruttori, più di 100 strumenti in ogni direzione. Talmente tante scritte warning che un aviatore, alla prima vista di quel marasma di indicatori, lo aveva soprannominato un'emergenza volante. Ma per un occhio esperto tutto è ordinato e dove dovrebbe essere. Raramente ti fissi su uno, ma al contrario passi il tempo a scansionarli tutti contemporaneamente. E anche lo spazio è angusto, con solo alcuni centimetri sopra la testa quando lo spesso tettuccio è chiuso e qualche altro ai lati del timone per allungare le gambe. La sensazione claustrofobica viene aumentata dal pesante casco e dalla maschera di ossigeno fermamente stretta al mento. Il suo tubo passa attraverso lo zaino del paracadute attaccato saldamente alla schiena e poi termina nel sistema centralizzato dell'aereo. Il tutto è pensato perché, in caso di iniezione d'emergenza, il pilota possa avere ancora qualche minuto di prezioso ossigeno. E a proposito del cosiddetto ejection seat, anche questa è una delle novità introdotte dalle recenti guerre. I primi a usarli furono gli ingegneri della Luftwaffe in alcuni caccia notturni Heinkel HE-219 nel 1942. Ma la tecnologia fu perfezionata dagli statunitensi a conflitto terminato, con alcuni tentativi che lanciavano il pilota verso il basso, e infine il raggiungimento dello standard dei sedili con propulsione a razzo, come quelli nell'F-8U. Sopra la testa di Rankin e Nolan ci sono infatti due vistose maniglie che, se tirate, fanno scendere una protezione per il viso del pilota e quasi contemporaneamente innescano le cariche del tettuccio per farlo saltare. Un secondo strattone fa lo stesso con quelle poste sotto di loro. Una sicurezza in più e un metodo decisamente migliore rispetto alla goffa arrampicata che era toccata a Rankin in Corea. I cieli sopra New York City, poco dopo le 17:30. Sopra la Grande Mela, l'aria è tersa e magnificamente pulita, pensa Rankin, sentendosi privilegiato per quello splendido lavoro che ha la fortuna e l'onore di fare. L'intera città è visibile sotto di lui, dal limite a nord chiamato Yonkers, fino alla punta di Manhattan. Da questa altitudine il caos cittadino è solo da immaginare, mentre è chiaramente visibile la bellezza armonica della geometria delle strade che compongono New York. Qualche minuto ancora, e i due razzi con le ali sono già verso Atlantic City, e qui il cielo inizia ad essere più frastagliato, con nubi sparse un po' ovunque. Ancora più avanti, approcciando Norfolk in Virginia, i due piloti discutono di quanto stanno osservando. Un'enorme massa rotante e scura, alta un po' più dei 40.000 piedi che si attendevano. Un occhio all'orologio da polso, pochi minuti prima delle 18. Ancora mezz'ora di volo, prima di Beaufort. Un altro sguardo alla tempesta. «Tiger 2, qui Tiger 1», comunica Rankin in tipico stile militare. «Sembra che Norfolk sia sotto all'inferno, felice di non doverci passare dentro».
Andiamo in ascesa per essere sicuri di passare sopra. Ricevuto il Roger dal collega, il pilota spinge avanti la manetta del propulsore fino al full power, facendo una leggera pressione sulla cloche, tirandola a sé. Rankin non aveva per niente voglia di trovarsi in un temporale di quelle dimensioni. Aveva fatto il corso All Weather, che gli permetteva di volare in ogni condizione, ma quella volta che con il suo Corsair si era trovato all'interno di una tempesta, la furia dei venti lo aveva letteralmente ribaltato, e riprendere il controllo era stato difficilissimo. No, meglio salire. I temporali sono da rispettare, come una fiera nel suo habitat. L'ascesa continua senza problemi a 45.000 piedi, e poi fino a 48.000, ovvero poco più di 14.600 metri, per avere un po' di margine sopra le nubi. Nolan lo raggiunge presto, rimanendo a circa 150 metri di distanza, in una formazione larga e comoda. Gli strumenti segnalano il passaggio sul waypoint Takan, e poi, come da piano di volo, i due velivoli virano leggermente a destra, verso i 250 gradi. D'improvviso, un rumore sordo scuote il velivolo di Rankin. La solita scansione degli strumenti. 48.000 piedi, Mach 0.82, cioè 977 km/h, RPM a posto. Ma i sensi addestrati dell'esperto pilota lo fanno irrigidire sullo scomodo seggiolino. Quel rumore non è normale, prevede qualche problema. Proprio mentre Rankin sta per mettere il dito sul pulsante per attivare la radio, un secondo suono sordo, questa volta ancora più forte, di nuovo da uno scossone al jet. Subito dopo, di fronte agli occhi del pilota, si accende una spia delle dimensioni di una moneta da un quarto di dollaro e con lo stesso rosso dei semafori. Le quattro lettere che vengono risaltate sono quelle più temute dai piloti dell'F8. Fire. Fuoco. Quella spia è collegata ad un sistema di sensori che avvertono che, da qualche parte, c'è un accumulo non ordinario di calore e che quindi un incendio è in atto oppure è imminente. Solitamente, e statisticamente, vuol dire problemi al motore. E quindi quelle quattro lettere riassumono un concetto ben più complesso. Non sprecare tempo. Lanciati subito. Ma quel pensiero viene ricacciato indietro immediatamente da qualsiasi pilota che si ritenga tale. A volte anche contro le evidenze. Istintivamente, Rankin riduce manetta e avverte il collega utilizzando il bottone della radio, convenientemente posizionato proprio sui comandi del motore. Tiger 2, qui Tiger 1. Ho problemi al motore. Potrei avere necessità di lanciarmi, dice in maniera asciutta e sobria, senza alcun tentennamento nella voce. Roger, Tiger 1. Se devi andare, fammelo sapere. È la risposta altrettanto militaresca dell'amico Herbert. Desideroso di salvare il suo velivolo, e di certo non felice dell'opzione lancio, di nuovo l'originario di Pittsburgh scansiona i vari strumenti. Togliere motore pare aver migliorato la situazione, ma gli RPM vanno rapidamente a zero. Troppo rapidamente. Il motore stalla e si spegne. Niente motore uguale niente potenza, niente radio e strumenti che si spengono. Attorno al tenente colonnello William Rankin ora si sentono solo due suoni. Quello attorno a lui, del vento che viene sparato a più di 1.000 km/h contro il suo caccia militare, che fino a poco fa era in ascesa e quasi a piena potenza, e l'angosciante cicalino dell'allarme che segnala fuoco a bordo e che si sta però spegnendo anch'esso con l'esaurimento della corrente generata dal propulsore. Il pilota si sente improvvisamente e miseramente solo. I comandi diventano durissimi a causa della perdita di pressione idraulica. Fermati e pensa. Ma certo, dice ad alta voce a se stesso, quasi rimproverandosi. La mano va sulla leva che aziona la piccola turbina estraibile dell'energia ausiliaria. Per farla uscire basta tirare su questa manetta gialla qui a sinistra, quella fatta a forma di freno a mano di un'auto, e l'intera leva gli rimane in mano. Non ci credo. Nel frattempo Rankin si rende conto che l'aereo sta perdendo velocità, anche perché per qualche motivo sta puntando verso l'alto. Il suo amato F8U si sta trasformando in una bara di acciaio. Ma usare la cloche per livellare è impossibile, troppo dura, senza pressione idraulica. E poi cosa succede se guadagno troppa velocità cadendo incontrollatamente? O se vado in vite piatta? L'alternativa però fa altrettanta paura. Nessuno nella storia si è mai lanciato da un'altitudine del genere, con l'aria così rarefatta, e meno 56 gradi centigradi.
con la protezione data solo dalla tuta estiva e guanti. E la decompressione esplosiva? Come potrà sopravvivere? E la tempesta sotto di lui? Tantissime le variabili, ma solo una certezza. Non può più stare nell'aereo. Sono passati 20 secondi da quando la luce rossa si è accesa, anche se a Rankin sembrano passate ore. È giunto il tempo della decisione. Lanciarsi. Mentalmente, il pilota è preparatissimo. Per training, per esperienza, per istinto. Si posiziona sul sedile, piedi e schiena aderenti ad esso, con le spalle piegato verso il torso per sicurezza. Le braccia si alzano per tirare le leve, e la protezione a tenda per la testa, pensata per proteggere dal terrificante vento che a breve si abbatterà sul pilota, scende come da copione. Solo che il tettuccio non si stacca. Le cariche di quel meccanismo non funzionano, fanno cilecca. «Oh mio Dio, passerò attraverso il tettuccio», pensa Rankin, sperando il sedile non sia anch'esso difettoso. Senza pensarci, un secondo strattone e contemporaneamente ode e percepisce il colpo come un toro che scalciando grugnisca infuriato. Viene sparato verso l'alto e lontano dal velivolo e dalla sicurezza della cabina pressurizzata. Appena fuori dalla protezione del cockpit, un muro di aria gelata lo colpisce con tremenda forza che strappa via il seggiolino e la protezione. Il corpo di Rankin diventa immediatamente una massa ghiacciata ed in espansione, piena di dolore e sofferenza. Questa è la fine, pensa con sorprendente relativa calma. In particolare, mentre attorno è tutto un rombo assordante, l'addome inizia a stirarsi ed espandersi fino a sembrare che possa esplodere. Gli occhi sembra che vogliano distaccarsi dal corpo, la testa farsi in mille pezzi e le orecchie implodere. L'intero corpo è ricoperto da crampi e dolori insopportabili per qualsiasi essere umano. Inizialmente Rankin non ha nemmeno la sensazione di cadere, capisce che sta ruotando vorticosamente ed in tutte le direzioni perché viene accecato ad intermittenza dal sole. Subito dopo entra in una nuvola e la luce diventa un multicolore caleidoscopio impazzito ad ogni rotazione. Ma la vera tortura è il dolore da decompressione. In ogni secondo, in ogni istante, una sofferenza che sembra rinnovarsi costantemente. Riesce a guardarsi la pancia e si sarebbe quasi messo a ridere nel vedersi così gonfio, come fosse in una gravidanza avanzata, pensa. Si convince che non sopravviverà. Si consola sapendo che nessun umano potrebbe. E questa, per lui, è davvero una consolazione. Almeno non è un fallimento. Aspetta però, si dice, riprendendosi. Sto ragionando, sto pensando, sono vivo e cosciente. E allora forse c'è una speranza. Improvvisamente, con questo pensiero, arriva una nuova consapevolezza. Il suo corpo sta girando in maniera vorticosa e gli arti sono pesantissimi e impossibili da muovere. Ma lui deve muoverli perché c'è qualcosa che gli sta sbattendo in faccia. La maschera d'ossigeno. Quasi se ne stava dimenticando. Si rende conto che sono svariati secondi che non respira. E non respirare vuol dire perdere conoscenza. E probabilmente, nella migliore delle ipotesi, salvarsi sì, ma con danni permanenti da ipossia al cervello. Con enorme sforzo riesce a portare un braccio a sé e appoggiare la maschera al naso. E respira. Finalmente respira. L'ossigeno passa. D'un tratto, mentre sta compiendo quel gesto, entra in uno strato grigio e nero di nuvole e può sentire l'atmosfera farsi quasi più densa, il corpo modificarsi, il dolore diminuire leggermente. Per la prima volta, ora, pensa davvero di potercela fare. Addirittura velocemente appunta mentalmente alcuni dati, per esempio i valori dei vari strumenti di bordo subito prima del disastro, in modo tale da scrivere un rapporto. Nessuno si è mai lanciato da queste altezze e se sopravvivo vorranno tutti sapere, pensa. Ripassa tutti i valori visti prima di lanciarsi. Altitudine, RPM, pressione dell'olio. Perché non se la ricorda? Paradossalmente, per lunghi istanti, Rankin si concentra più su quell'aspetto che su quello che gli sta accadendo attorno. Sembra la cosa più importante del mondo e la cosa che lo infastidisce di più in assoluto. Ma così come è arrivato, quel pensiero ossessivo improvvisamente ora se ne va. Ne ha un altro, adesso, uscito da chissà dove, ma che in questo momento pare essere apparso in fronte a tutti gli altri. Devo aprire il paracadute?
Questo perché in teoria il sistema automatico, basato sulla pressione barometrica, dovrebbe farlo aprire a 10.000 piedi, circa 3.000 metri, ma... E se fosse rotto? In mezzo a queste nuvole non può sapere a che altezza è. La mano sinistra di Rankin, quello che non sta tenendo la maschera, si muove per raggiungere il cosiddetto D-ring, l'anello di apertura. Semicongelata, ancora gonfia per effetto della forza G e della decompressione, sembra pesare svariati chili di più, e ogni dito pare necessitare di uno sforzo dedicato. E questo è un bene, perché impone al pilota di pensare. «Sarebbe la cosa più stupida da fare», si dice con rabbia. «Vuoi gelare fino a morire? Vuoi rimanere senza ossigeno? Pensa, stupido! Sopravvivi!» La mano si allontana e torna istintivamente a tenere il casco e la maschera d'ossigeno. «Bravo!» torna a parlare con se stesso. «Tieni le mani occupate. Tieni la maschera. Ascolta il tuo corpo.» E facendo proprio questo, si rende conto che qualcosa sta colando e poi congelando lungo il suo collo. Incuriosito, per un attimo stacca di nuovo la mano per toccarsi e controllare. È sangue. Ma non è per il naso rotto, come ipotizza in quel momento il pilota. Cola dagli occhi, dalle orecchie, dal naso, dalla bocca, a causa dei danni da decompressione. Un'altra prova, se servisse, dell'incredibile numero di forze a cui è stato sottoposto da qualche... secondo? Minuto? Ora? Impossibile dirlo. Quello che Rankin sa è che attorno a lui ora tutto è cambiato. L'aria è decisamente più densa e pesante, e non ha più alcun riferimento spaziale all'interno di questa gigantesca nuvola. Sostanzialmente il suo cervello ed il suo corpo hanno perso interamente il concetto di movimento, e la sensazione è quella di essere sospesi in una sostanza bianco-grigiastra. Solo il suono del vento e il tubo tranciato dell'ossigeno, quella parte che si collegava all'aereo, gli ricordano che è in caduta libera. Di nuovo, il corpo. Cerca di muovere la mano destra per tastarsi, vincendo la forza del vento, e il guanto destro, l'unico rimasto, viene strappato e portato via. Rankin si sente uno stupido mentre osserva intontito l'arto congelarsi e diventare insensibile come l'altro. «Stupido! Stupido!» torna a ripetersi. «Pensa!» si impone. Un nuovo tentativo di guardare l'orologio, ma la luce cangiante non aiuta. Pare indicare qualche minuto dopo le 18. Rankin comincia a fare i calcoli sul suo rateo di discesa, ma si rende conto che li sta sbagliando tutti, addirittura confondendo quelli della caduta libera con quelli dell'ascesa di un jet. Questo errore spaventa l'esperto pilota. «Sto perdendo lucidità», pensa. Ma un suono particolare risveglia l'attenzione e la concentrazione di Rankin. Quello di piccole rocce che sbattono sul suo casco. «Deve essere l'acqua ancora congelata. E quindi sono ancora sopra i 10.000 piedi. Sicuro? Bene, non aprire, non ancora.» Ma poi, di nuovo, «Ma se sto scendendo in fretta, allora forse...» Ma il pilota non riesce a terminare quella frase nella sua mente. Una forza improvvisa si abbatte su di lui, una forza grande quasi quanto quella che lo ha investito lanciandosi. L'intero corpo viene trascinato verso una direzione, con i piedi che pare vogliano essere lanciati in quella opposta. Lo shock fisico è talmente forte da mandare quasi KO il Marine. È il paracadute che si è aperto. La sua velocità passa da più di 160 km orari a meno di 20 in una frazione di secondo, lasciando il pilota molto più tramortito rispetto a quella volta in Corea. Con un tempismo quasi perfetto, il movimento violento strappa la maschera dell'ossigeno che rotea impazzita e sparisce nella nuvola che ancora circonda Rankin, e che gli impedisce di vedere il paracadute una volta alzata la testa. Ma le corde sono tese e salde, si deve essere aperto per forza, si dice. Vista la sua esperienza precedente, per darsi sicurezza tira con fermezza a destra e a sinistra per testare il sistema e si rasserena. Si è aperto. Sono vivo. Ce l'ho fatta. Una decina di minuti e sarò a terra. Rankin si sente bene, finalmente. Si sente felice. Si sente addirittura elettrizzato ed eccitato. Ora si può rilassare un po'. Ma dopo poco più di un minuto, passate a fare un rapido check del suo stato fisico e trovando alcuni profondi tagli sulle mani, resi indolori almeno per ora dal congelamento, un violento scossone ricorda a Rankin di essersi buttato in un temporale. Niente di che, ogni tanto una corrente che lo solleva, e ogni tanto quella sensazione da 0G, e poi di nuovo in caduta.
Mi sa che ci metterò qualcosa in più di 10 minuti, calcola mentalmente, mentre la sua mente altamente addestrata già pensa al periodo di post-shock che probabilmente affronterà, con quella depressione e sensazione di debolezza di cui ha letto molte volte. Quello che però ha dimenticato il militare è che all'interno di un grande sistema temporalesco le pressioni barometriche cambiano notevolmente e possono ingannare anche i sistemi automatici, come quello del suo paracadute, per esempio. Qualche tempo prima, tra il 1946 ed il 1949, lo studio sponsorizzato dalla joint venture tra US Air Force, Navy e l'ufficio meteorologico conosciuto come Weather Bureau, studio poi diventato famoso come Thunderstorm Project, provò per la prima volta a scoprire cosa accade all'interno dei sistemi temporaleschi, in particolare in quelli più violenti. Il progetto portò piloti di P-61 Black Widows, i caccia notturni, a fare 1.363 penetrazioni in altrettanti temporali, tra i 5.000 e i 25.000 piedi di altitudine. Il commento di alcuni scienziati, guardando i dati raccolti, fu: a prescindere da come o quando inizino, i temporali sono qualcosa da rispettare. Possono contenere più violenza e di più tipi rispetto ad ogni altro fenomeno meteo. Per il pilota appeso al paracadute, il primo indizio di ciò che sta per succedere è dato dalle correnti ascensionali. Prima fievoli, e ora che lo sbattono verso l'alto con raffiche a più di 100 km all'ora. Una marea oceanica di aria, forte come un'onda che spazza una spiaggia trascinando con sé qualsiasi cosa, con una furia improvvisa che comprime e distende, facendo urlare di dolore Rankin. E poi, oltre che su e giù, il pilota appeso viene sbalzato in ogni direzione, facendogli sentire una sensazione che non aveva mai conosciuto prima. La nausea. Migliaia di ore di volo in decine e decine di macchine, eppure questa è la prima volta. Il Marine si sente come se un enorme predatore lo avesse catturato e lo sbattesse in tutte le direzioni per fargli perdere conoscenza e poi, con calma, infierire sulla sua carne. Il corpo addestrato e muscoloso di Rankin è ora un ammasso molle di giunture incontrollate, mentre il pilota si vomita addosso più volte, rendendosi conto che, oltre ai danni fisici, quello che teme è di impazzire. Questa è una tortura più impressionante di qualsiasi sevizia gli avessero prospettato in caso di cattura da parte del nemico. Un insieme di forze, suoni, sensazioni che non pensava un essere umano potesse mai sperimentare. Quando la furia diminuiva un po', comunque si sentiva come se un gruppo di pazzi lo stesse prendendo a calci e lanciando con forza sovrumana in giro per una stanza imbottita, stirandolo e comprimendolo come fosse una fisarmonica. Nella follia del momento, questo pensiero della fisarmonica fa peraltro ridere istericamente il tenente colonnello. «No, io non mollo», si ripete in testa con rabbia. «Non sono arrivato fin qui per mollare ora». Gli viene in mente di quando, da bambino, con gli amici per divertirsi sulla battigia, chiamava il mare a mandare onde più alte e potenti, sfidando l'immaginaria divinità acquatica con un «è tutto qui quello che sai fare?». Questa volta, però, Rankin rimane saggiamente in silenzio. Ma la divinità dei temporali, forse, legge nel pensiero. Il primo tuono arriva come un'esplosione assordante, seguita da un flash accecante, è un rombo che scuote ogni fibra del corpo. Rankin chiude gli occhi istintivamente, ma ancora vede la striscia rossa attraverso le palpebre. E poi un altro tuono, e un altro ancora. Il pilota, con le mani ora pressate sul casco all'altezza delle orecchie, si rende conto che non ode i tuoni, li sente, li percepisce nel corpo. Ogni osso, ogni organo, ogni centimetro della sua pelle viene scosso, quasi potesse percepire ogni atomo che viene preso a colpi di mazza da baseball. E poi i fulmini. Niente di quanto ha mai visto in vita sua, da lontano. Qui dentro sono come enormi fogli di luce bluastra, a volte che si muovono in coppia e che in almeno un paio di occasioni sembrano passare attraverso il corpo di Rankin, ora terrorizzato che possano sciogliere la seta del paracadute che ogni tanto intravede sopra di lui, qualsiasi cosa sia sopra in questo inferno caotico. Dopo ogni flash, la sensazione è quella di ritrovarsi in una boccia d'inchiostro. E un paio di volte al minuto arrivano lo schiocco del tuono, la luce, il rombo che fa scuotere i denti. Attorno, le nuvole sembrano bollire di grigio, mentre Rankin si chiede cosa diamine starà succedendo lì sotto,
sulla Terra, se qui sopra c'è questo inferno. Non lo scoprirò mai, si dice sconsolato. Non c'è modo in cui un essere umano possa sopravvivere a tutto questo. Un nuovo fulmine illumina proprio mentre il pilota guarda verso l'alto. Il paracadute sembra la campata di una chiesa e l'immagine rimane impressa nella retina anche dopo che tutto si fa buio. È così che si muore, Bill. Ora avrai pace. Ma l'istinto e la razionalità del Marine di nuovo prevalgono e uno sguardo all'orologio. Come 18:20? Non è possibile! Sono in trappola! Una secchiata di acqua lo stordisce e lo risveglia al contempo. Ne arrivano altre e altre ancora. Ora Rankin ha una nuova cosa di cui preoccuparsi. Si sente annegare come se fosse sul fondo di una piscina. L'aria è densissima di pioggia. Si copre con le mani, cerca una posizione in cui crearsi uno spazio asciutto dove respirare. È sempre più stremato, ma non ha ancora subito tutto quello che la natura può lanciargli contro. Il primo colpo di grandine lo prende sul braccio, il secondo sulla gamba, il terzo, il più grosso, per fortuna sul casco ancora ben allacciato. La sensazione, da lì e nei successivi minuti, è che gli vengano lanciate addosso delle palle da baseball, anche se non è sicuro delle dimensioni, non vedendo nulla arrivare. Ed è forse questo l'aspetto più terrificante. Sballottato da un vento incessante, abbagliato, scosso, senza respiro e lapidato da pietre invisibili. Istintivamente si porta in posizione fetale per coprire l'addome e gli organi principali. Rimane così per interminabili e indistinguibili minuti. Ma poi, all'improvviso, come tutto era iniziato, il mondo pare resettarsi e tornare ad essere gentile con lui. Apre gli occhi e cerca di guardarsi intorno, scoprendo di riuscire a vedere il paracadute ora in modo nitido, in contrasto con il tetto nuvoloso sopra di lui. E poi la percepisce. Percepisce, più di indovinarlo, vederla, la terra che si avvicina, sotto quello strato di nuvole che ancora è ai suoi piedi. E poi la vede, in uno squarcio, laggiù, rappresentata da una chiazza di verde. Il training riprende il sopravvento. Non sei sopra l'acqua. Cerca di guardarti attorno, cerca l'orientamento, ricordati che sei vivo e ricordati cosa hai fatto per esserlo. E questo fa William Rankin, mentre ancora sballottato da venti intensi, anche se per lui adesso sembrano brezze leggere, cerca di capire dove atterrerà. Non avendo controllo, il caso lo porta verso gli alberi. Finirò impalato, pensa, mentre raccoglie le gambe, chiude gli occhi e si protegge con una mano i genitali. L'atterraggio, però, non fu così duro. Il paracadute del tenente colonnello William Rankin rallentò la caduta spezzando rami e ramoscelli fino a che il suo corpo esausto non fu a terra. Il nativo di Pittsburgh rimase lì per una quindicina di secondi prima di testare la funzionalità dei suoi arti. Tutto quello che voleva era addormentarsi così in quel posto. Ma ancora una volta l'addestramento, soprattutto mentale, prevalse e si ricordò che era ancora nei guai. Non sapeva quali danni avesse ricevuto il suo corpo, soprattutto internamente, e aveva bisogno di urgente aiuto. Ma prima uno sguardo all'orologio e il suo cuore saltò un battito. 18:40. Una discesa che sarebbe dovuta durare una decina di minuti ne necessitò più di 40. Doveva trovare aiuto anche solo per poter raccontare questa assurda storia. Si mise ad urlare e, non ottenendo risposta, estrasse il coltello di emergenza dal taschino, tagliò le cinghie del paracadute e si mise a camminare, scoprendo però di avere pochissime forze, cosa assolutamente comprensibile, ma per lui, sempre così atletico, una novità assoluta. Questa sensazione gli mise una certa ansia, quasi panico, forse per la prima volta. Di nuovo, razionalità e addestramento. Si mise a cercare a cerchi concentrici, camminando come poteva, finché non trovò una strada di servizio, che lo portò ad un campo coltivato a mais, e oltre ad esso i fari di una macchina, una strada infine. Corse, inciampò più che altro fino ad essa. Solo ora si accorse che stava continuando a piovere incessantemente. Si pose al lato della strada in una zona vagamente illuminata per cercare di fermare qualche passante. Le macchine ne passavano, circa una ogni 2 o 3 minuti.
ma vedendo un uomo sotto la pioggia ai lati di una strada buia, con la faccia gonfia e tumefatta, che sbavava sangue dai lati della bocca, un elmetto in testa e un coltello in mano, beh, nessuno inizialmente si fermò. Tranne Judson Dunning, un coltivatore della zona, che mosso a curiosità e compassione frenò e fece marcia indietro pericolosamente e con cautela si approcciò a Rankin. Pensandolo un ubriacone molesto, però stava per andarsene, ma i figli dal retro dell'auto riconobbero la divisa e imposero al padre di tirare su il pilota di jet, il quale, sentito tutto il discorso, una volta in auto regalò il casco a uno dei due ragazzi. Una decina di minuti dopo, passati a parlare del peggior temporale che il fattore avesse mai visto in North Carolina, così Rankin scoprì anche dove era finito, la macchina si fermò di fronte a una sorta di supermercato locale, l'unico che avesse un telefono. Ma il temporale aveva interrotto le linee. Esausto, incredulo, quasi senza più speranze, il marino uscì e si stese senza tante cerimonie per terra, cercando riposo. Proprio in quella vide entrare un poliziotto e, combattendo con tutte le sue forze, si rialzò e andò quindi da lui a cercare miglior fortuna. Finalmente venne chiamata un'ambulanza e l'aviere scoprì anche che il suo aeroplano era caduto parecchi minuti prima, disintegrandosi ma senza fare danni a cose o persone. In ospedale, l'incredulo medico non riscontrò alcuna frattura. A preoccupare erano le condizioni degli organi interni, che non si poterono però controllare all'epoca con la tecnologia disponibile. Sulla pelle di Rankin, a causa dell'espansione da decompressione esplosiva, nel frattempo era comparso una sorta di tatuaggio dovuto alla pressione dei vestiti e delle cinghie del paracadute. Quella notte, comunque, il pilota dormì di un sonno profondissimo, aiutato probabilmente anche da qualche medicina. Nei giorni e nelle settimane successive soffrì di notevoli problemi alla schiena e all'equilibrio, e i medici militari notarono anche un profondo cambiamento della personalità dovuto probabilmente allo stress. Essendo un caso unico, venne esaminato più volte al giorno da più specialisti per estenuanti settimane. Dovette poi subire incessanti richieste da parte di giornalisti, che gli fecero dire un giorno che avrebbe preferito tornare nell'inferno dei tuoni e dei fulmini piuttosto che parlare con loro. Ma dopo altre interminabili ore di test medici e fisici, tediosa riabilitazione e tanta, tanta pazienza, finalmente, in una mattina di inizio settembre, il tenente colonnello William Rankin decollò con il suo nuovo F-8U dalla base di Parris Island. Tiger One era di nuovo per aria. La famiglia Dunning, quella che soccorse Rankin in auto, risalì al punto in cui il pilota era atterrato con il paracadute e recuperò tutto quello che poteva. Poi i Dunning tennero tutto nella loro tenuta, in caso potessero servire al proprietario, fecero sapere, facendo nel frattempo pagare un modico biglietto ai curiosi che arrivavano a vedere il museo del pilota di jet che cavalcò il tuono. William Rankin rimase in servizio fino al 1964, senza riuscire però a raggiungere il suo sogno segreto, quello di diventare un astronauta. Aveva addirittura anche pronta la frase da dire, se avesse avuto l'occasione, stando sulla Luna. «Beh, c'è davvero una bella Terra stasera!» Dopo aver girato il mondo, nel 2009 morì a 88 anni a Oakdale, poco distante dalla sua nativa Pittsburgh. E questa era la storia del volo Marine Jet 43696, la storia dell'uomo che cavalcò il tuono. Grazie per averla ascoltata.